Benvenuti a questa nuova pausa caffè. Oggi parleremo di Zoom, che non è Zoom, ma è Zoom, Zoom. Ma prima, Sigla! Pausa caffè estate con Caldo Ricci. Oggi voglio farvi vedere perché adoro i registratori Zoom. Allora, partiamo dal fatto che ce li ho praticamente tutti, Zoom H6, Zoom H4N Pro, H5, vi tolgo questo così vi faccio vedere perché amo Zoom da morire, quindi Zoom H5, Zoom H4 e Zoom H6, tra l'altro mi dovrebbe arrivare quello nuovo perché questo sta a fare una brutta fine. Poi ho lo Zoom F4 e lo Zoom F8. Allora, voi direte perché ti piace tanto Zoom? A parte per il lato costruttivo, per la qualità di registrazione dei preamplificatori, per la facilità di utilizzo, mi è sempre piaciuto perché ha un'unica cosa che gli altri non hanno: le testine davanti intercambiabili. E oltre ad essere intercambiabili, adesso faccio un saluto a quelli che stanno in diretta, oltre ad essere intercambiabili, abbiamo anche la possibilità di metterli su tutti i nostri strumenti. Cioè, vi faccio un esempio. Io ho uno Zoom H5. Potrei mettergli direttamente questa capsula che è la XYH5, oppure potrei mettergli la XYH6, oppure potrei mettergli la MSH6, oppure lo Zoom H5 ha solo due ingressi XLR bilanciati. Potrei farlo diventare, tramite l'adattatore EXH6, un 4 ingressi, quindi mi diventa un mixer a 4 ingressi. Se per esempio ho uno Zoom H6 che ha già 4 ingressi, posso farlo diventare uno Zoom a 6, un mixer a 6 ingressi, 2, 4, 6. Ma potrei mettergli anche un Shogun, un mezzo fucile, questo è un mezzo fucile, SGH6. L'altro giorno eravamo in chiesa, dovevo avere lo Zoom vicino a me per ascoltare quello che succedeva nelle due pulci della Rode. Dovevo però registrare il coro, quindi tramite questa qui, che è l'apo lunga che si chiama, perché ragazzi i nomi non me li ricorderò mai, ECM6, poi questi nomi, che chiamate la prolunga. Comunque, tramite questa prolunga qui, che si attacca qui, c'è questa bella prolunga che non so quanti metri è, comunque è una prolunga, quindi è lunga, perché sennò si chiama pro corta. Ho messo questo bel microfono direzionale, Pixie, e l'avevo posizionato vicino ai signori che suonavano dal vivo in chiesa. Voi direte, vabbè, ho capito, c'avevi lo Zoom H6 e se c'avevi lo Zoom F4, stessa cosa perché lo stesso tipo di attacco sta l'input, sta anche in uno Zoom H6, oppure sta in uno, ho spaccato tutto, oppure sta in uno Zoom F8, quindi potrei tranquillamente attaccarlo nello Zoom F8, mi sembra un po' oggi Mastroda, quello che fa le televendite. Oppure posso attaccarlo nel mio Zoom, che non trovo più, ah, sta qua, nel mio Zoom H5. L'unico dove non potete attaccarlo perché non nasce per fare questo tipo di change, vedete, questo è fisso, è lo Zoom H4N Pro, che così lo comprate e così rimane. Questi sono i motivi che mi spingono a utilizzare Zoom. Ormai lo utilizzo da 6 anni, 5 anni, e per me rimane la marca migliore di registratori in giro per qualità, per prezzo e per facilità di utilizzo, perché il menu è molto molto facile. Ovviamente tutto questo si può collegare anche sullo Zoom F1, non ce l'ho qua, ce l'ho di là in magazzino, ma comunque sullo Zoom F1 potete attaccarci tranquillamente per esempio questo oppure altre capsule. Lo Zoom F1 è quello che potete portare in giro, è un registratore piccolissimo che si mette direttamente sulla camera. Basta. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima pausa caffè e vai così Zoom. Pausa caffè è stato con Caldo Ricci. You're doing good, I'm doing great.